Ciao a tutti. Bestemmia e letteratura. In alcuni romanzi ci sono bestemmie. Due esempi. Uno è Il Dio di Rosario di Giovanni Testoni, un romanzo breve uscito per Einaudi nel 1954. Il romanzo ha per protagonista Dante Pessina, un ciclista dilettante che poi passa al professionismo. Le sue performance ciclistiche sono condite di parecchi moccoli che Testori riporta. Poi, come sappiamo, Testori fu folgorato sulla via di Damasco e si convertì al cattolicesimo. Un altro romanzo dove ci sono le bestemmie è La Dimanche de la Vie di Raymond Queneau, anche questo uscito nel 1954 per Gallimard. Nella saggistica una meravigliosa analisi della fenomenologia della bestemmia ci viene da Emilio Cecchi in Pesci Rossi, che esce per Vallecchi nel 1920. Scrive Emilio Cecchi: allora quando il bestemmiatore fiorentino, il famoso bestemmiatore fiorentino, snocciola le sue giaculatorie, è responsabile di una vera e propria ipotesi religiosa, sia pure ispirata al pessimismo più nero. Ciao a tutti!